Continuiamo a parlare di araldica, questa volta lo facciamo parlando dello stemma di un noto personaggio storico. Lo studioso Lorenzo Molossi, in una sua opera del 1839, ha un titolo piuttosto lungo quest'opera, ma tratta fondamentalmente dei modi di dire in uso o storici e non sempre presenti nel vocabolario italiano. Afferma che esiste un detto in Toscana, farla lunga come la camicia di Meo, che si usa sostanzialmente o si usava quando un discorso continua oltre al necessario, così soltanto per fare polemica. La domanda è chi è Meo? Ora, probabilmente Meo è un personaggio realmente esistito, Bartolomeo Colleoni, un famoso condottiero, un capitano di ventura che proprio a Firenze si impegnò nella rivolta contro i Medici a fianco di Dio ti salvi Neroni. Guidò lo schieramento antimediceo in diverse battaglie vittoriose, anche se alla fine non risolutive, fino a quella della Molinella. Anche questa battaglia, dall'esito abbastanza incerto, ma famosa perché vennero utilizzate, e si trattava di una novità per l'epoca, artiglierie. Questo scatenò scandalo, sdegno, perché le artiglierie erano considerate contrarie a quella che si può definire la deontologia militare e che quindi gli valsero la fama di barbaro, di maligno. A Firenze, quindi, il Colleoni, se possibile, veniva ridicolizzato con giochi di parole collegati al cognome, a quello che il cognome poteva ispirare come parte anatomica del corpo. Ed ecco la giustificazione della lunghezza della camicia di Meo. Serviva a contenere, a coprire dei gioielli, magari non in senso stretto, ma comunque appariscenti. Ora, dagli storici moderni, Bartolomeo viene citato sempre con il cognome Colleoni, però nei documenti del XV secolo che si riferiscono a lui o alla sua famiglia appare il nome Coglioni. Antonio Cornazzano, un letterato che dimorò nel castello di Malpaga, che era la residenza di Bartolomeo per diverso tempo e che ne scrisse anche una biografia in latino, lo chiama Bartolomeus Coleus, dove Coleus significa appunto testicolo. La stessa forma poi viene usata diversi anni, molti anni dopo, nell'orazione funebre alla morte di Bartolomeo Colleoni da Guglielmo Pagello. I Colleoni erano una nobile famiglia di origine longobarda. Un documento del 1423 cita il padre di Bartolomeo, Paolo, detto Poco, come De Colionibus. E lo stesso Bartolomeo si firmava De Colionibus, anche se questo cognome aveva origini ben più antiche, se è vero che era stato adottato già nel XII tempo, nel XII secolo, da Ghisalberto Attoni, detto il Colione, che nel 1123 era console a Bergamo. Il Colleoni nasce a Solza, secondo la bibliografia ufficiale nel 1400, anche se su una targa che fu ritrovata nel sepolcro del Colleoni nel 1969, oltre all'anno di nascita, di morte, il 1485, viene riportata anche l'età, 80 anni. Questo farebbe risalire la nascita al 1395, però Bartolomeo Colleoni era un personaggio un po' particolare. Il 1400 era un anno, anche se considerato così erroneamente, giubilare e visto proprio il suo carattere, non è da escludere che lui abbia voluto collocare la sua nascita in un anno così particolarmente simbolico. Cionondimeno lui rimane orfano piuttosto presto, il padre, secondo gli storici, viene ucciso proprio dai familiari, la madre viene incarcerata e quindi inizia il mestiere delle armi, prima alla corte piacentina di Firenze
Filippo Arcelli, poi passa alle dipendenze di Braccio da Montone come valletto. Braccio da Montone poi lo incontrerà diversi anni dopo come avversario. Intorno al 1424 è al servizio di Jacopo Caldora, che serviva la regina Giovanna II di Napoli. Secondo alcuni cronisti ci fu una relazione fra il Colleoni e la regina, che secondo il biografo Bellotti, per questo motivo e anche per ringraziarlo dei servigi resi, gli donò l'impresa delle teste di leone. L'impresa in araldica di solito indica un simbolo che viene scelto o donato alla persona come emblema personale. Normalmente questo simbolo è costituito da una figura e da un'anima, cioè da un motto, anche se il motto può essere assente. In questo caso, in effetti, è assente. Questa impresa, dagli affreschi, dai bassorilievi che sono visibili anche nel castello di Malpaga, doveva presentarsi in questo modo: rosso, alla banda di rosso bordata d'argento e ingollata in capo e in punta da due teste di leone. Quindi abbiamo un disegno obliquo, una banda di rosso bordata d'argento. In questo affresco, che ritrae in primo piano il Colleoni alla battaglia della Molinella, possiamo intravedere questo simbolo. Lo vediamo sulla destra del dipinto come sopravveste di uno dei soldati. Lo sfondo è rosso e vediamo la banda trasversale rossa bordata d'argento. L'affresco è un po' rovinato, non è particolarmente visibile. Possiamo utilizzare questo disegno in cui si vede appunto la banda rossa bordata d'argento e ingollata in capo e in coda dai due leoni. Ora, il Colleoni partecipa a molte battaglie vittoriose nella maggior parte dei casi, fra cui anche quella dell'Aquila, dove, come avevo accennato prima, viene ucciso, trova la morte il Braccio da Montone. In qualche modo, nella buona e nella cattiva sorte, entra in contatto con i più grandi signori, con i più grandi uomini d'arme dell'epoca, dal Piccinino al Carmagnola, al Gonzaga, a Filippo Maria Visconti, anche a Francesco Sforza, sempre però in qualche maniera il Colleoni rimane legato a Venezia, anche se si sposta sul territorio italiano. In particolare con il Francesco Sforza ottiene quella che probabilmente è la sua battaglia più famosa. Sconfigge i francesi guidati da Rinaldo di Dresné a Bosco Marengo, provincia di Alessandria, fino ad arrivare al 1455, dove corona il suo sogno e ottiene il comando di tutto l'esercito veneziano. Bartolomeo muore nel 1475 nel castello di Malpaga, di cui abbiamo fatto cenno prima. Allora, per quanto riguarda l'araldica, va eliminato subito un dubbio. Bartolomeo, e lo ripetiamo, non si definiva Colleoni, ma era fiero del suo cognome. E del resto lo si rileva anche da un atto notarile che risale al 1454, di cui parla lo stesso Bartolo Bellotti, un atto che è custodito nell'archivio notarile di Bergamo e con il quale il Bartolomeo concedeva il suo stemma, quello della sua gente, a un tale Cristoforo Urtica di Clusone. In quest'atto ritroviamo questo passaggio. In particolare Bartolomeo concedeva insignias nostras et parentele nostre, le insegne nostre e della nostra parentela, videlicet, cioè, vale a dire, duos colionos albos in campo rubeo de supra, et unum colionum rubeum in campo albo infra ipsum campum rubeum.
cioè due coglioni bianchi in campo rosso e un coglione rosso in campo bianco. Abbiamo uno scudo troncato, cioè tagliato in orizzontale, perché nella definizione si specifica la parte de supra e la parte infra. Quindi abbiamo uno scudo troncato, la cui parte superiore in campo rosso abbiamo due testicoli di colore bianco, nella parte inferiore un testicolo rosso in campo bianco. Questo disegno, tratto dallo stemmario Cammozzi, riassume visivamente quello che è lo stemma di cui parla il Colleoni, di cui parla l'atto che si riferisce al Colleoni nell'anno 1454. E questa ulteriore figura è lo stemma che è presente al castello di Cenate Sotto, in cui si vede lo stemma del Colleoni, i duos coliono salvos in campo rubeo de supra e il testicolo rosso in campo bianco di sotto. In questo stemma si vede anche l'impresa delle teste di leone che attraversa obliquamente lo stemma. Si tratta, insomma, di uno stemma di un'arme parlante. Cioè parla, traduce in immagini il significato del cognome. E Bartolomeo era talmente orgoglioso del suo cognome da farne un grido di guerra. Andava in battaglia gridando coglia, coglia, cioè coglioni, coglioni. E quindi anche da questo punto di vista si dimostra non fondata quell'etimologia aulica che riportano alcuni storici, secondo i quali il cognome Colleoni deriva dal latino cum lione o caput leonis. La stessa ipotesi che Bartolomeo Colleoni fosse affetto da poliorchidismo, cioè da un'anomalia fisica con la presenza di un terzo testicolo, non è particolarmente fondata, visto che, come abbiamo detto prima, il primo della famiglia a chiamarsi il Coglione fu nel 1123 Ghisalberto Ottone. Peraltro, lo stemma della famiglia, che raffigura i tre testicoli, è presente a Milano, sulla tomba di Margherita Colleoni. Ora, le campagne che furono combattute dal Colleoni furono numerose. Verso la fine della sua carriera, Bartolomeo coltivò in qualche maniera anche il sogno di poter guidare, comandare una crociata, crociata che tuttavia non ebbe seguito per l'opposizione di Firenze. Ancora ebbe la speranza di poter guidare una spedizione angioina contro gli aragonesi di Napoli. Proprio in questa occasione, siamo nel 1467, Renato d'Angiò gli assegna il privilegio di poter aggiungere al proprio patronimico quello d'Angiò, cioè aggiungere al suo cognome il suffisso d'Andegavia, e aggiungere non solo il suffisso, ma aggiungere nello stemma un capo che conteneva lo stemma degli Angiò, cioè i gigli d'oro in campo azzurro. E di questo stemma il Colleoni fu sempre particolarmente orgoglioso. Lo possiamo vedere in questo disegno. Qui vediamo lo stemma del Colleoni, qui abbiamo un scudo tripartito a questo punto. Lo vediamo lo stemma del Colleoni con i due testicoli bianchi sul campo rosso sopra e il testicolo rosso sul campo bianco sotto, e sopra vediamo la partizione superiore che, come abbiamo detto negli incontri precedenti, si chiama capo, che è ornata con il simbolo dei gigli di Francia. Un'ultima annotazione: intorno al 1430-1433 il Colleoni si era sposato
con Tisbe Martinengo, la quale apparteneva a una potente famiglia bresciana. Era lei figlia del comandante dell'esercito veneto, Gaspare Martinengo. Questo matrimonio, vista la potenza anche della famiglia Martinengo, come conseguenza portò un'alleanza fra le due famiglie che proiettò in qualche maniera il Colleoni in ambito sia sociale che militare. Ecco lo stemma della famiglia Martinengo, e di questa alleanza vi è una traccia proprio nello stemma della famiglia Colleoni. Se notiamo lo stemma che è presente nel cortile del castello di Malpaga a Carvenago, troviamo le insegne del Colleoni che si uniscono a quelle della famiglia Martinengo. Anzi, in questo stemma, che è inquartato, ossia diviso in quattro parti, possiamo trovare tutti gli elementi fin qui descritti. Dall'alto in basso, in senso anti-orario, lo stemma con i tre coglioni, lo stemma dei Martinengo, l'impresa con le teste di leone donato dalla regina Giovanna II di Napoli e infine i gigli di Francia che gli erano stati donati da Renato d'Angiò. Insomma, siamo di fronte a uno stemma parlante, uno stemma che, come avviene spesso, e ne abbiamo già parlato, ci aiuta a ricostruire la storia, in questo caso la storia di uno dei più famosi uomini d'arme.